Ciao ragazze, come state? Benvenute alla decima puntata di Selfie Makeup. L'argomento di oggi vi cambierà davvero la vita. Vi siete mai svegliate la mattina con qualche brufoletto oppure avete trovato sulla federa del cuscino qualche ciglia? In questo video, oltre a insegnarvi come struccarvi, vi insegnerò come leggere l'inci e perché è importante farlo. Andare a letto truccate o non struccarsi correttamente è una pratica che non va assolutamente bene. Il make-up che andiamo a mettere sul viso, anche se sappiamo che è composto da molecole grosse, quindi non in grado di penetrare all'interno della nostra pelle, va comunque rimosso bene. Non so se lo sapete, ma la nostra pelle di notte ha una grande capacità di rigenerarsi, quindi ha bisogno di respirare. Quindi dobbiamo andare a eliminare, oltre al make-up, anche tracce di smog e anche batteri che si trovano nell'aria. Quindi, se puntate ad avere un make-up perfetto, dedicate anche il giusto tempo per la detersione. Quindi, in questo modo eviterete anche quella brutta comparsa di brufoletti data appunto da una cattiva detersione. Ma ora voglio fare una piccola parentesi prima di cominciare perché ci tengo veramente tanto a comunicarvi questa cosa. C'è chi pensa che tenere tutto il proprio know-how limita la concorrenza, quindi l'essere copiato. Io invece penso l'esatto contrario, quindi donare la mia conoscenza agli altri permette, oltre a passare l'informazione, a donare anche qualcosa di nuovo. Quel qualcosa di nuovo è il mio, okay? Il mio modo di trasmettervelo. E questi video che sto facendo per voi sono il frutto dei miei studi e della mia conoscenza che ho sviluppato negli anni e quindi sono ben contenta di potervelo regalare con qualcosa di mio. Ma la cosa interessante, è uno studio che in realtà sto facendo da parecchi anni, che è iniziato un po' per mia conoscenza personale, perché sono una persona curiosa, ma poi ho approfondito per motivi lavorativi. Alcuni di voi lo sanno già, sono in contatto con una casa cosmetica molto importante e a breve uscirà il mio marchio con il mio nome. Quindi, wow, è un super successone raggiunto e vi terrò aggiornate.